Allora, l'audioguide è concepito, o per l'audioguide ho fatto una ricerca incontrando delle persone del quartiere che mi hanno raccontato del quartiere e questi racconti più la storia del quartiere fanno parte di questo audioguide che porta in giro le persone anche forse con un occhio, uno sguardo diverso nel quartiere. Quanto costa un pernottamento in hotel Cubo? Non costa niente. Non costa niente, come mai non costa niente? Perché è un progetto artistico e per me anche queste persone che pernottano qua sono dei performer, cioè fanno parte del lavoro artistico.